visti i prezzi, Peppe o Simpaticotto vuol mettere le mani sul mercato delle pompe di benzina a Napoli. Lo piglio tutte le pompe! Ma già fai festa con le pompe e benzina! E che ad uno mini club! Un esis e tutti i nomi! Te scimbello, vannanzi! Fammi caricare la canzone. Per farlo però ha bisogno di un aiuto, ha bisogno del suo fido braccio destro, Procopio l'immortale. Ma perché ti è nata la testa qua, pure l'urdo? Ma è possibile che non tiene no? Di che si tenga? Beh, la metti tanta volta, ma ribadì sto fatto, sempre, mo dice faccia, allora, andate a cercare. Guarda, l'ultima volta. No, ma fa che là? Non ma me ne fa fa la battella. E senza comorio, dicevo, fa la battella. Allora. Fammi fare. Se questa vita siamo noi, un posto al sole ancora ci sarà. Che dice? Non è quello. Ma che stai via, che via, lanci? Sta a mettere cose. No. Piano, il microfono si rompe. No, amma fallà, mannaggia. Capodanno, via. Se questa... Però non mi ho pigliato. Non mi fottete le cose, non ci facciamo riconoscere. Era che è Canale 21, però siamo un po' più... Non è... Come se fosse Rai, via. Non è un posto su. E te bruciate, regalate se ma. No. Cioè, scusa. Lui no, io ora ti voglio sposare. Io sono l'amica geniale. No, ma che c'è se che sei amica geniale? Ma che è che nata go, è vero? Allora, voglio un'altra fisci, ma ti avvisare, io ci venuto, non so se che se mi vedi a casa. E qua, oh! Che è? Gomu! Gomu Riotici, nata voto! E può avvisare, beh! È l'ultima puntata, la dobbiamo chiudere! Ma se sparano sempre a Gomu Riotici, se moro se... Non volesse morire, almeno fammi arrivare per la parte. Allora, no, voglio arrivare per la parte, non l'ho mai visto, credetemi. Okay, ma neanche dalla platea, non ci sono mai stato. Mi fai arrivare a per la parte. Ti faccio promettere lì. Ti giuro, ma ci roppo per la parte, ma ci rimane me. Però fammi morire a roppo per la parte. C'è il narratore! Per capire le potenzialità del nuovo business, Peppe ha fatto convocare il più esperto dei carburanti del clan. Don Biagio, detto Biagino o Benzinaio. Piaccino per finale, vengo con la latta a mare, o faccia 2,50 che fate, no? Piacci, ma dove ti chiamavano Menaf? Ma resta ancora uno scoglio da superare. Un nonno, un nonno. No, no. Voglio un cacciato pistola, come vedi che pistola. No, no, c'è il narratore un attimo. Attenzione, perché resta... Aspetta, devo dire una cosa a Biagio. Sì. Arru fai a naft. Allora, è una cosa molto partendo per un canale di si può fare. Da battono solamente perché sta mancando. Perché? Non parai non che facciamo più. Peggio. Ma siamo sicuri su fatto che i comori si hanno fatto addosso tutto quanto? Non lo so, ma stanno pochi che andiamo. Ma resta ancora uno scoglio da superare. Da superare, Bisogna siglare l'alleanza con i talebani e con il loro capo, Enzo, detto Sangue Blu. È un scemo. No. Ma non da fischietto. Oh, no, no. Ma hanno invitato, ma questa cosa non faccio niente. No, io mi vengo, mi incanto su tutto quanto. Allora, io faccio prima rit. No, no. Sangue blu. Ma chi è? No, no, no. Non so che cazzo. Hai taroppo. Giumino, non so che cazzo. Non so che cazzo. Scusa, io faccio parte di un posto al sole. Non c'è zicca proprio. Giumino, veramente. Io facevo Don Matteo, volevi fare Don Matteo. Veramente, volevi fare Don Matteo. No, ma va bene! È roba! È tenuto! No, perché se ti croci parla così, ma quando mai ti se croci parla così, hai capito? Ah, ma è doppiato! Ma come parlo tu in tacca? Quando parla così, ma non mi fa una casa tu quando parla così. Ma invece parla così. A me così si parlava anche fuori. È doppiato! Sangue blu! Mi ci stiamo pigliando tutti i pubblici pezzi. Ma ce ne sorda allora? Ma il mio figlio rosso andiamo così. Sì, ma
L'occhio sta a posto, hai fatto l'operazione. Che arriva l'occhio schiattato. No, ma è tutto a posto. Tutto a posto. Oddio, bellino. Visto? Pure la sei comunque. Procopio hai trans in nisciù. No, io volevo dire, chi è Bellil? Se volevano pigliare brutto, pigliavano a me, perché hanno fatto questo? Chi è Bellil nella perché vita? Perché te lo sangue è blu. Ah. È blu perché? Tu come ti hai mai fatto l'analisi? Sangue A. No, puoi recitare anche da là. A me mi chi la si mangia di taralla in sogno e pepe? Ma questo che hai tragico? No, è vero questo. Ma che dicevi? Io faccio parte un posto al sole, mi trovo qua... per scambio, perché ero venuto e dovevo salutare il mio amico Peppe Iodice, ma non faccio queste guarrettelle. No. Tu non sai niente. Attenzione! Attenzione, perché i due trovano subito un accordo per dividersi le aree di servizio. Ottimo. Ma come sappiamo bene, a Gomor Iodice c'è solo un modo per capire se ci si può fidare di qualcuno. Chi è? Buonasera. Fa? Si può dire, mi fa un po' impressione. Sì, no, fa, ma pure normale, pure affermo. Ma direi di no. Non sento. Ma tu non trovi un compagno buono? No, ma io sono venuto a trappè. No, questa cosa no. È perché offendaide. Ma è sua, fatta lei. Offendaide. Accomodate. Sì. Che mi su te pilo non faccio 6 giorni, 3 giorni, per poterlo. Veramente. Tu volevi dire una cosa, così Maritto non piangino benzinare. Sono piangino benzinare! Che cata mica mai! Allora, devo piccire, man! Vabbè, bevite la salutamento. No, grazie. Come bevo? Allora, mi riuscite l'elenco del pompe benzino che ci hanno pigliato? L'Eslio. Caetano? O scudetto blu. Scudetto blu. Riuscite con Cruno? APPS. APPS è bello. ATPS. Io che sembra a PPS, si sparagna. Perché mi fa piacere. Mi fa assai piacere. Veramente. Attenzione Peppe, perché sul cellulare, sul tuo cellulare, sul cellulare di Peppe o Simpaticotto arriva una videochiamata. È il mandante del killer di Procopio che vuol parlare faccia a faccia con Peppe. Aiuto però, ya. Ma usci, le banane. Che fai male? Buonasera, oggi no. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Però chi li pure allontana? Chi si sono gli affiliati del teatro Trois? Buonasera all'affiliato. Vuoi dire? Oggi no, noi dobbiamo... Ricito. Volevo salutare a Biagino Benzinani. Oggi no, poche benzina, un goccino. Saluta me. Ma che è un limoncello. Volevo salutare a frate Daniele. Frate Daniele. Pullo, noi dici bello. Ah, tu sai con questi qua. Perciò una palata mi sono là. A Peppo simpatico. Peppe ti ha salutato, non si è sentito. Buonasera, oggi no. Simpatico, ti ha salutato. Per me l'immortale non è nessuno, sei tu. Volevo salutare pure Arturo Enzo Sangue Blu. Ciao Sangue Blu. Ecco, mi metto poco a paura. Sta paura mi attacca una dopo con la seggia. Chi lo muore era morto. Mo. Volevo salutare pure a Papuscini. Buonasera, compa. Non vorrei allora. A chi ha chiamato, compa? A te. Un logo. Ma chi te sa? Vabbè. Ti sempre fatto tu. E un saluto a Onesti, un saluto. E poi mi hanno detto una cosa. Ehi, accomodata. Che parlando in app da sta musicchia là a mezzo. Ma buono, grazie. Ma non sto parlando di Papuscini. Ah, scusatemi. Madonna, fai. Ma fa impressione pure. Mi stai parlando? Cioè no. Ci stanno Procopio là a mezzo, non mi sbaglio. Sì, è vero. No, io faccio parte di un posto al sole. No!
Jenny, state i fatti tuoi. Jenny, sono un posto al sole, mi trovavo di passaggio, sono venuto a salutare gli amici. Jenny, ci avevo stato. E io ci mandato anche sangue blu per fare una masciata. Il messaggio è chiaro. Pozza di popolo alla Partenope. No. Il messaggio è chiaro, bisogna uccidere Francesco Procopio. Sapevo, io sapevo, mo mi accirro, mo mi metto proprio... No, Francesco! È andata giusto al centro. Stai tutte cose, non puoi mettere un... Guardate, per arrivare loro. No, vieni centro. No, raga, non voglio morire, ma perché? Già morì per forza. Ma che fa, una volta è morire. Io non sei grippato. Allora, muori tu. No, a me pure si mi sparano, non moro. Peppe, facciamo una cosa. Oh, aspetta, stiamo andando a cenare. Per si classa alleanza con Papuscella, ma da essere istica da cita da provo. Papuscella da cita. Scusami, Jenny. È troppo una figura in me. No, si è già... No, no, io pure. No. No. Allora, Jenny, se devo morire, mi accidero tu. Perché sennò... No, perché se ti fa curriculum. Chissi invece è solo... No, Papuscella. No, Papuscella è una... Papuscella, ma l'ha già fatto Papuscella. Non si potrebbe dire, ma Papuscella, Cirino è morta, Papuscella è una figura in merda. Perché? Arai, te lo aggiornò. No, 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 no. Ma va a Cirino e Biagini, che è compagno Romi, ci siamo cresciuti. No, 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 mi sa che fa queste cose. Allora, uno a caso del pubblico. Però, Pietro dell'Amiese, però... Non discutere. Ah, voi dici, mai niente, voi, ma... Ah, ma non fate, voi dite a Procopio, non fate. Voglio lei che viene un posto mica. Fatto zitto. La città stata zitta. Stanno parlando lì. Peppe c'è una risata. Se io muoro, la terza serie, chi viene qua? Ma che ce ne fotte, tu? Scusate, la cannola come va lei? La cannola? Niente, come va? Mi manca. Ah, ah? Che? Un cannone. Un cannone, ci farà con cannone. Come va? Che mano si fa in da come un romano? E che se ne tengo? Ah, la panza la tengo. Nagiami! Allora le fa tu, eh? Scusate, la pistola sangue butta, la presta un attimo e poi c'è Renata perché da fatica. Ma che sono strunzo vostro, sono proprio con me. Usciamo in piedi. Ma usci, viva qua! Ma come si arregriva? Buonasera! Pum, pum, pum! Morti in mezzo. Ma Procopio l'immortale. Guarda voi, io cazzo, sono YouTube. Io tu hai sparato a caso. Stiamo alla mente, che faccio? Io YouTube. Momento, c'è la narrazione. Attenzione, perché Procopio l'immortale, prima dei titoli di coda, ha uno strano sussulto. Fa sussulto. Veramente. Sarà morto davvero? Lo scopriremo nella prossima stagione di Gomor Iodice. È vero, lo picciamo, è l'ultimo. Ma aspettate, voleva dire un'ultima cosa. Ma pare normale, che là mi si può morire in dallo. Ma metti di tu sei morto, te ne fotti. Ma prima di morì, lui si sentì adoro romare. Che è l'ultima canzone. A Ron Gennaro, compagno mio, siamo un coppa a pompa benzina con Munacello. Ti ricordi, Gennaro? Che tu vorresti o prezzo la benzina. Gennaro, e ti grippassi e puoi vaccinare la benzina, ti ricordi? Devo dire una cosa. Gennaro, si hanno fottuto la porta. È stata una sparatoria. Ma a dove stai? Proprio. Dove stai? Salvatore, dove stai? Salvatore, sono morto, è finita la puntata. Ma già capi chi sta rosso. Allora, scusa. Proprio, sto facendo il lavoro a casa. Ma mo' questa struzzata che io ti faccio accirerà da Vai, Papuscella! Voglio! E allora, come nella serie vera, nella mia serie, finiamo con quella canzone là. Gennaro, Biagino Benzinara, sangue blu. Arriva Ivan Granatino, l'adoro forte, Romano!